Antonetti è un candidato civico, così è stato presentato, così si è presentato, si è proposto alla città e alle forze politiche e civiche, sta raccogliendo adesioni numerose, ben oltre un confine, diciamo, di una coalizione politica. Credo che questo sia indizio di una ottima candidatura. Al centrodestra ci si è confrontato, hanno trovato una sintesi programmatica e di alternativa all'amministrazione uscente. Diciamo che è stato un parto sofferto ma ragionato, e credo che insomma sia una scelta lungimirante e coraggiosa quella del centrodestra di appoggiare una candidatura civica come quella di Antonetti, sotto la quale già si raccolgono altre forze, sia politiche che civiche, e credo che con la spinta del centrodestra questa possa essere una candidatura che ha tutte le carte per vincere la partita elettorale. Si è verificato dopo molto tempo e con molta fatica quello che avevamo cominciato a fare 2 anni fa, cioè cercare di raccogliere tutte le forze che volevano superare l'attuale stato di cose dell'amministrazione d'Alberto e volevano invece dare una prospettiva diversa alla città, che secondo noi è in una situazione di immobilità e di stallo che non si può più permettere. Ci sono state naturalmente in questo percorso diversi problemi, diverse anche personaggi che hanno cercato in tutti i modi di rompere questo fronte, però io credo che poi la conclusione a cui si è arrivata è una conclusione eccellente, ottima, su cui ci cimenteremo. Ammetto che può essere considerato tra virgolette tardivo, ma insomma credo che adesso che Carlo Antonetti scenderà in campo con le forze, con tutte le forze che lo appoggiano, avrà tutto il tempo di dimostrare la sua forza, i suoi programmi. Antonetti si è candidato senza l'appoggio del centrodestra e senza l'appoggio nemmeno di altri partiti. Ci sono confluite poi delle liste civiche e anche altri partiti, e poi adesso sono confluiti tutti i partiti del centrodestra, quindi non si può dire che Antonetti è il candidato del centrodestra. Antonetti è un candidato civico che muove e nasce dalla voglia di superare lo stato attuale dell'amministrazione comunale di Teramo. A questo progetto hanno aderito forze civiche, partiti e anche tutta la coalizione del centrodestra. Il centrodestra a Teramo, se avete notato, voi che osservate bene la politica anche teramana, non è rappresentato in consiglio comunale.